È la sede del nostro circolo culturale che è definito Casa d'Imperio perché è la vecchia casa di famiglia. Io abito al piano superiore e il piano inferiore l'abbiamo dedicato al circolo, questa galleria d'arte che ospita periodicamente degli artisti che vengono direi ormai da tutto il mondo oltre che dall'Italia. Questo è un artista olandese, Kuhlmann Kunst, che espone in questo periodo dal 15 agosto al 13 settembre. E, ecco, vi conduco all'interno della galleria dove sono esposte già qui alcune delle sue opere. I came to Matera, I saw 8 years ago one small picture of Matera in a perspective, and I say to my wife, we can go to Italian every year, but we can go to Matera, I won't see that. And we came here and we said, Matera, and we can't believe that is impossible. And we said, we came back, we came here 3 days back, but it's not enough. We came 7 days back, it's not enough. You must see and you must feel Matera when you've been here. And every year when I'm here, I'm happy. I use everything what I can with the hands, with the feet. You do it with a can. You can do it with your shoes. You can take everything. What you mean? I can make a painting. Okay. You can need everything, okay. And I do that. I can explain my feelings with colors, and that I try to do. Every painting had a title, and this painting I make this year, and this painting has a title. The title is in Italian, staccato. Staccato is music, and you see in the paintings what I feel when I hear music. And when I paintings make and have music behind me, I can make some paintings like this. You see in the paintings in trompato, is this. And the sound coming out the trompeto is that. Ecco, vedete, queste opere sono cariche di significato, cariche di colore e di movimento, di vita. Ecco, lo scorso anno abbiamo fatto cinque mostre, una sempre di Kuhlmann. I work 7 weeks in Matera, and the rest of the days, the rest of the year, I am home in my country. My country is the Netherlands, and I live in small places. The places is the name Stijl, and in my
country and my home, I had a small gallery. And about the gallery, upstairs in the gallery, I work. And I work in one day 5 minutes, and the other day, the whole day, the whole night. And this, you cannot say, now I go to work and now I stop. You can't do that, that's painter. I'm walking around and I see many things. I think about the things, but I mean, when I paint things, I forget that. I make my only world then. When I paint things, I forget the crisis, I forget the problems that people have, and I can my ideas bring on the tube. You see, the title of this painting is Brazil, and you see the dance woman, Brazilian woman to dance in the morning and the evening with the colors that I try to bring on this painting. This painting is rainforest. You can see in the paintings the people, and you can in the morning is this, and you see the birds. This is a bird. He's flying around, and the people, they're standing on the side, looking to the bird. You can see this is a painting of the sea, but the sea going back, and you see land, the sand that lying when the sea go back. You see the paintings, the horizon, and the things that the sea left lying on the strand when he's going back. To the painting a long time ago, and I like the paintings of Picasso, I like the paintings of Dali. Dali is my favorite painter, but I not try to make the same of Dali, but I have inspirations of some his paintings, and that I try to bring on this Duke. In my country where I live and in whole Europe is the same. The people has not more money as 10 years ago. The people give her money not free for the painters, the artists. The people come to see, but the people think maybe 3-4 months before the people buy a painting. Quest'anno, durante il vernissage della mostra, l'apertura della mostra che abbiamo fatto lunedì 17, ho pensato di invitare un importante trombettista di fama internazionale, che è Michael Sapnick, che ha tenuto un concerto a mio parere eccezionale nella piazza antistante questi locali, e che ha emozionato nel vero senso della parola i presenti, e c'era non solo la piazzetta ma tutte le stradine attorno, i muretti pieni di gente che ascoltavano questo concerto, perché anche la musica è arte insieme con la pittura, con la scultura, e quindi credo che ben si integri nel patrimonio artistico della città.
Io ho cominciato a suonare il trombone, il trombone a colis, quella che fa così, a 10 anni e mezzo, nella banda della scuola. Poi piano piano sono cresciuto, mai completamente. Poi ho sempre giocato a suonare la tromba. Sono andato alla Berklee College of Music in Boston. A un certo punto ho preso un aereo e sono venuto in Europa, ho girato, sono finito a Roma. Oh, ma che sta a dire? Oh. Roma è la base per tournée, per i concerti. Ogni tanto ho toccato il cinema, televisione, tanta. Quando esisteva la televisione? La grande varietà. Quindi ho lavorato con Renzo Arbore, ho fatto Indietro a tutta, poi altre cose in seguito. Purtroppo quel tipo di televisione sembra che non si faccia più. Sassi ho già suonato, questa zona ho suonato, no, o nei Sassi o nei 4-5 volte, penso. È un'ispirazione perché sono circondato da bellezza, quindi segue naturalmente che, anzi, è uno stimolo. Bello il concerto che abbiamo fatto qui in piazza a Matera. Anzi, non stavamo in piazza, stavamo nel salotto. Sì, qua davanti, non era in piazza, proprio nel salotto all'aperto. Da 20 mesi io sto lavorando su un romanzo che parla di musica e di ballo e tutta la storia, un romanzo storico. Perché io parto dal jazz tradizionale, da New Orleans e vado avanti, però da lì. Oltre a Cosimo, sì, guarda, ci sono tanti musicisti veramente bravi. Come faccio a cominciare? Guarda, è proprio
Anche in un posto così piccolo è incredibile quanti musicisti ci stanno qui. Penso che ho fatto un concerto proprio con Paolo Fresu e poi nei suoi festival ho suonato più volte a Cagliari negli anni passati, quindi lo conosco. Anche se la sua musica generalmente, tendenzialmente, riprende dove io lascio, nel senso che io comincio da jazz classico a New Orleans, cioè il primo jazz, e arrivo appena appena al moderno e lui riparte dal moderno. Progetti musicali? Tanti, no, niente nello specifico, è di suonare il più possibile. E poi ho trovato un artista del ferro, un artigiano del ferro, quindi Arena, che aveva fatto quest'opera che io credo che sia molto importante soprattutto per il significato. Come Matera nasce dalle Murge, dove ci sono i villaggi neolitici, e poi di qui, da questo paesaggio arido, si erge l'uomo che esplica la sua esistenza in cicli storici, questi cicli storici concentrici che vanno dal Neolitico fino all'età romana, longobarda, i Normanni. È la storia di Matera questa, e fino ad un riconoscimento internazionale di Matera come capitale europea della cultura. Mi sono ispirato a proporre quest'opera in ferro, insomma, modellandola con materiali di risulta, insomma, e fatta tutta artigianalmente, quindi composta da un pilastro elicoidale e sormontato da un globo con dei cerchi concentrici che rappresentano i vari cicli della storia e l'evoluzione, insomma, dell'uomo fin dalle origini della Murgia, insomma, della terra lucana, che è da una terra aspra, arida, di pietre. L'uomo nel corso dei millenni è riuscito a modellare senza turbare l'equilibrio, insomma, della natura. In questa associazione noi cerchiamo di contribuire alla cultura di Matera.
dare un contributo importante a questa città che ha questo compito così gravoso, quello di essere nel 2019 la capitale europea della cultura.